Bar Papà presenta Le favole di Bar Papà. La cicala e la formica. C'era una volta un'estate calda calda e una cicala a cui non piaceva né sudare né far fatica. L'unica cosa che le piaceva fare era cantare tutto il giorno. Sotto il ramo dell'albero dove stava sdraiata comoda la cicala, passava avanti e indietro una formica, tutta indaffarata a portare sulla schiena un sacco di cose, pezzetti di cibo, sassolini, legnetti. La cicala, vedendo quanto era sudata la formica, iniziò a prenderla in giro. «Vieni quassù con me, signora formica. Fa più fresco e mentre ti riposi, cantiamo insieme qualche canzone». E così dicendo iniziò a cantare. Grazie mille per l'invito, signora cicala, ma io sono molto indaffarata a mettere via provviste per l'inverno e a sistemare la mia casetta per proteggermi dal freddo quando arriverà. E così dicendo continuò ad andare avanti e indietro per il prato indaffarata. Ma l'estate è ancora lunga, continuò la cicala, e l'inverno ancora lontano. Non preoccuparti adesso, ci sarà tempo più avanti per mettere via le provviste. La formica scosse un po' la testa e continuò imperterrita il suo lavoro senza più badare alla cicala. Fai come vuoi, formica mia. Io intanto mi godo questa meravigliosa giornata standomene qui, rilassata a riposare. E la cicala riprese a cantare un'altra canzone. Ma i giorni e poi i mesi passarono veloci ed ecco che, puntuale, arrivò l'inverno, con il suo freddo e con il suo ghiaccio. La cicala vagava per i campi e i prati, arrabattandosi come poteva, recuperando qua e là qualcosa da mangiare e riparandosi dal freddo dove capitava. Vagando, una sera in cui il buio era sceso molto presto, incontrò una piccola casetta con la finestrella illuminata. La cicala aveva tanta fame e tanto freddo, così si fece coraggio e bussò alla porta. La porta si aprì ed uscì la formica. Quella era la sua casetta, costruita con fatica durante tutta l'estate. Dall'interno si sentiva arrivare un bel calduccio e un odorino di cibo molto invitante. «Buonasera, signora cicala. Cosa ti porta qui da me?» «Buonasera, signora formica», rispose tutta infredolita la cicala, tremando nel leggero cappottino che aveva addosso. «Ho freddo, ho fame, non ho un tetto dove passare la notte». La formica guardò la cicala con compassione. «Ah, signora cicala, come ricordo bene le calde giornate d'estate in cui, mentre io faticavo per mettere via le provviste e costruirmi una casa, tu eri beata sul tuo ramo al fresco e all'ombra cantavi, cantavi e cantavi. Beh, facciamo così, entra. Per questa volta ti aiuterò e ti darò da mangiare e un letto per dormire. Tu però prometti che la prossima estate mi aiuterai a far provviste». La cicala, imparata la lezione, promise che avrebbe fatto la brava e ringraziò di cuore la formica per l'aiuto. Morale: chi non fa nulla non ottiene niente. È per questo che bisogna impegnarsi.